A scendere in piazza per un presidio qui davanti alla sede del governo regionale in Piazza Duomo l'associazione Vita Indipendenti dei Disabili Gravi e aggiungiamo noi, invisibili. Perché ha questa maschera lei? Perché ha un significato simbolico, prima tutto perché siamo invisibili, nessuno ci tiene in considerazione e la pandemia è stato proprio un esempio lampante. Gianni ci ha visto con l'auto blu e poi è andato via, quindi almeno venire a sentire che problema c'era mi sembrava il minimo, no? Voi lamentate anche il problema dei vaccini che su internet insomma sono difficili da accedere. Sì, è difficile da accedere, poi anche la procedura che fanno non è giusta perché il caregiver deve essere vaccinato insieme al disabile, invece loro prima l'hanno messo e poi l'hanno tolto. Abbiamo ricevuto segnalazioni di persone disabili gravi dove i familiari, i caregiver e gli assistenti si sono ammalati, sono stati costretti ad essere ricoverati. E le persone con disabilità si sono trovate totalmente abbandonate e sole. Per paura di un'occupazione a disabili gli è stato negato anche l'utilizzo dei servizi sanitari. Vi dico, in questa piazza trovare un bagno accessibile purtroppo è complicato e soltanto in regione ce ne sarebbe la possibilità. Non ci fanno entrare perché probabilmente hanno paura che qualcuno rimanga dentro per farsi ascoltare, ma noi rimaniamo qui fuori finché insomma qualcuno non si fa vivo. Dici che non possiamo andare in bagno perché c'è il rischio che occupiamo la regione, è veramente troppo.